Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che parla di Final Fantasy XIV. Quella che faremo oggi è una chiacchierata, un podcast se volete, ma con dei video che comunque riguarderanno ciò di cui parleremo, e parla dell'endgame di Final Fantasy XIV. Sarà anche una guida, in un certo senso, sull'endgame di Final Fantasy XIV, che per una volta non è quello del meme, ovvero il glamour o l'housing, ma è il vero endgame. Quindi questa sarà una guida al riding su Final Fantasy XIV, diciamo per principianti, per chi volesse approcciarsi all'endgame di questo gioco e vuole appunto sapere di che cosa stiamo parlando. Come oggi ci sono delle persone particolarmente importanti per questo argomento, con me c'è anche il mio compagno di gioco Jade. Ciao Jade. Ciao a tutti, non sono la persona importante di cui stavi parlando, perché le persone importanti sono. Yavel e Ari. Ciao Ciao, ciao, ragazzi! ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, Yavel e Ari sono due giocatori, per quel che mi riguarda, professionisti, in senso che io l'endgame non l'ho mai affrontato così di petto, cioè non l'ho mai neanche provato, mentre Jade ha una piccola esperienza, mentre loro due adesso si presenteranno e vi diranno un po' quali sono le loro esperienze. Sì, io sono Yavel e ho esperienza di raid da Heavensward. Ho iniziato un po' per scherzo, per gioco, per vedere un po' com'era. All'inizio è stato un po' un disastro, questo bisogna che lo ammetto. E poi dopo ho continuato a fasi alterne, sia in Pathfinder che con Static, fermandomi solamente lungo il percorso verso Stormblood. Però per il resto ho fatto praticamente tutti i Savage e i Trial Extreme. E io invece ho iniziato praticamente quando ri hanno rilanciato il gioco, la 2.0, a Ariane Reborn. Non ho mancato, a parte un unico raid durante la seconda espansione, quella di Heavensward, nessun tier. Ho fatto anche gli Ultimate, che è il contenuto, diciamo, ultra endgame che ci sta nel gioco, e l'ultima serie di dungeon da 4 che hanno messo con Endwalker e Criterion. Beh, un'esperienza a tutto tondo, direi, entrambi. Tu, Jade, invece, che esperienza hai con l'endgame? Ma io ho giocato un pochino i Savage, ho fatto un pochino i Savage in statico, neanche troppo statico perché eravamo in 7 e si aggiungeva uno, che tra l'altro ci rubava il drop tutte le settimane. E nella 2.0, diciamo, era Reborn e Heavensward. Ho provato anche Stormblood, poi ho aperto il canale, non ho avuto più tempo. Questa Jade è la classica esperienza degli statici, che prendi una persona dal Pathfinder e sistematicamente prende tutto quanto il loot lei, Tutto quanto quando è era stato distrutto. devastante, sì, purtroppo sì. Vabbè. L'ingiustizia della casualità. Comunque, Jade, non so se sei d'accordo, ma mi diverte come sono stati modesti i nostri ospiti, sia Yavel che Ari, soprattutto, che potremmo considerare veramente dei giocatori esperti. Ari, che io sappia, potremmo tranquillamente considerarlo uno dei giocatori migliori del mondo nel suo ruolo, ma di questo magari parleremo No, poi più così avanti, dei forse ruoli. dai, un po' eccessivo, però me la cavo, me la cavo. Qua sono stato io che ho messo in giro queste dicerie. Hai una Figlio certa del mondo. fama, ecco, diciamo. Ariane mi dava un'enorme mano quando facevo le guide. Ci torneremo su questo argomento perché è importante. Però lui riusciva a chiudere, col suo statico, ha chiuso dei duty molto velocemente. Quindi, tipo, nella prima settimana riesce a chiudere anche il quarto del tier appena inserito. Che insomma, non Non direi è cosa che è piuttosto scontata. importante come Non è cosa. cosa Va scontata. bene, e allora abbiamo detto a cosa serve questo video, ci siamo detti due parole su quello che è il riding per noi. Io, vabbè, come ho già detto, sto a esperienza zero, quindi questa guida serve anche a me, questa chiacchierata serve anche a me. Vi chiedo adesso cosa significa ride and game su Final Fantasy XIV. Ovviamente tutti quelli che giocano a Final Fantasy XIV arrivano a un certo punto e hanno finito il contenuto, diciamo, di storia. Subito dopo il contenuto di storia ci sarebbero dei duty a difficoltà crescenti. Si parte molto tranquilli, magari con i dungeon di livello, diciamo, massimo. In questo momento sarebbero i dungeon di livello 100, e poi ci si sposta piano piano verso altri contenuti che cominciano a essere un po' più difficili. Tra l'altro, non è neanche possibile tentarli
con un Duty Finder, bisogna farli o in Party Finder o organizzandoci, e ci arriveremo. Comunque esistono in Final Fantasy XIV, in ogni patch che esce c'è un contenuto di difficoltà sempre superiore. Diciamo che quando esce un'espansione ce ne sono un po' di più, però ogni volta che esce una patch si alza un pochino il livello, quindi c'è un nuovo trial, magari c'è una nuova serie di Savage, e quindi il giocatore è sempre stimolato a rincorrere quello che è il limite del giocatore. Mettiamoli un po' in ordine. Allora, gli extreme direi sono il primo contenuto che endgame che uno può provare a fare, che sono essenzialmente delle versioni più difficili dei trial di storia, o comunque dei trial, ad esempio primal, che non sono parte della main scenario, ma che comunque sono parte dell'esperienza del giocatore mentre c'è il leveling, o oppure direttamente in endgame. Sono essenzialmente delle versioni più difficili in cui le meccaniche che ci sono vengono complicate aggiungendo delle altre cose o mettendole insieme in contemporanea. Una classe particolare dei trial extreme sono gli Unreal. Io li metto insieme perché sono delle versioni aggiornate, chiamiamole così, con il level cap attuale di trial extreme delle espansioni passate, che vengono aperte periodicamente durante un certo periodo di tempo, poi dopo un po' non sono più disponibili. Ad esempio in questo momento non credo ci sia niente, nella 7.1 uscirà Biacco, che è un trial appunto di Stormblood, che viene aggiornato a livello 100. Sono gli stessi fight, uguali, identici, solo con il level cap più alto, per permettere appunto ai giocatori di fare questa esperienza. Poi abbiamo i Criterion, di cui io non so niente perché non li ho mai fatti, quindi inviterei Ari in questo caso a darci una mini spiegazione. Allora, gli Andomizi Endwalker sono... dividono molto come tipo di contenuto, perché si parte con la versione base, che si fa in solo praticamente. Che sono i variant. Sono i variant, esattamente. Okay. Questi li ho fatti anche io. Sì, si possono fare anche da soli, in base alle scelte magari che si fanno, gli oggetti in cui si interagisce all'interno della run, succedono cose differenti all'interno del dungeon e si possono fightare boss differenti. E lo step, una volta finito questo variant, lo step successivo si può sbloccare questo Criterion, che è un dungeon da 4, in cui vengono presi 3 boss che si possono vedere anche nel variant. Non esiste il res come skill, può essere utilizzato il res esclusivamente tramite delle azioni che sono presenti all'interno del Criterion, proprio, esatto. Che ti puoi portare dietro. RS, che ti può portare dietro, esattamente. Esatto. Una volta concluso quello, si può sbloccare la versione Savage di questo Criterion, in cui non è possibile effettuare nessun tipo di res, ed è una serie, appunto, lo stesso dungeon di prima. Esattamente, lo stesso dungeon di prima, senza però che appunto ci possano restare persone, quindi al primo errore bisogna necessariamente iniziare da capo, perché poi tra l'altro c'è un tempo limitato per arrivare alla fine, sono mi pare attorno ai 25 minuti, qualche una cosa. Una sorta di enrage praticamente. Una sorta di enrage, esattamente, in cui una volta passato quel tempo tutti quanti i boss e anche i trash mob che sono all'interno del dungeon vanno in rage ed è assolutamente non clearabile. E la cosa molto particolare è che paradossalmente i trash mob spesso sono più difficili dei boss da curare in questo dungeon, insomma. E ha molto diviso la community questa cosa, tra l'altro, perché questa idea del non poter ressare nessuno non è proprio piaciuta a moltissime persone, insomma. No. Soprattutto perché i reward di queste cretine, ma poi dopo ne parleremo, sono stati praticamente irrisori finora e nessuno li ha fatti, anche per quel motivo, perché danno... Sì, diciamo che era un po' per la gloria, ecco. Esatto, per la gloria, un po' come gli Ultimate. Il punto focale invece dell'endgame, diciamo quello che più dei giocatori, il sinonimo diciamo di endgame per la maggior parte dei giocatori è il Savage. Sono di solito 4 fight da 8 persone che escono... dopo la versione normal, diciamo così. Sono fight, versioni più difficili, di nuovo, della versione normal di un raid da 8 persone, e hanno la particolarità che droppano tutto l'equipaggiamento con cui si va a creare il best in slot.
Il Best in Slot è un mix di quello, di quell'equipaggiamento e di quello che si prende con le Tombstone. Vanno chiusi settimanalmente, quindi si possono chiudere al massimo una volta alla settimana con i reward completi, altrimenti se uno rientra praticamente non ha una possibilità di acquisire nessun equipaggiamento alla fine, e vanno appunto fatti o in Static o in Party Finder, in base alla difficoltà, diciamo, che hanno. È più o meno facile farli in Party Finder o in Static. Sì, tra l'altro, Yavel, è anche importante perché dire che in realtà la difficoltà all'interno dei vari piani del Savage varia moltissimo. Se sì, magari nel primo piano è molto vicino al livello di difficoltà, per esempio un Trial Extreme, che abbiamo detto prima, o una Real, quando si va al quarto lo step up nelle meccaniche è molto molto maggiore, sicuramente, insomma, serve una capacità differente rispetto ai primi uno o due, che sono abbastanza accessibili praticamente a chiunque ci provi, più o meno. Prima dell'ultimo step mi inserisco, perché sia gli Extreme che i Savage ci permettono di migliorare il nostro equipaggiamento rispetto a quello che noi otteniamo durante, per esempio, il nostro giro di Expert, il nostro giro di Tombstone. Quindi, in pratica, sarebbero degli step che consentono al giocatore di aumentare il proprio livello di equipaggiamento e migliorarlo per essere sempre più performante, magari quando rifà il Savage tutte le settimane. Affiancato a questo equipaggiamento che si può droppare, ci sarebbe anche quello craftabile, che richiederebbe comunque una certa spesa in termini di gil all'interno del gioco e una certa capacità anche a creare questi oggetti. Però diciamo che immagino che un giocatore che vuole essere sin dal primo giorno competitivo sui Savage deve avere l'arma dell'Extreme e sborsare dei gran gil per comprarsi gli oggetti craftati e poi piano piano sostituirli con quelli che dropperà nel Savage. Sì, vabbè, anche perché considera, Jade, che quel gear, l'arma Extreme e gli oggetti craftati sono il gear che utilizzano i party professionali del gioco, che fanno le race per essere i primi a finire il boss dei Savage. Quindi una volta che si prende quel gear si è effettivamente pronti per entrare. Un ultimo step, un ultimo gradino è l'Ultimate. L'Ultimate esce in un certo senso in maniera più aperiodica, diciamo, più aperiodica di un Savage sicuramente, ed è essenzialmente un racconto di un intero tier di ride, ad esempio come può essere il Coil of Bahamut, in cui vengono selezionati alcuni boss che vengono messi assieme, ad esempio Bahamut, Nile e Twintania nell'Unending Coil of Bahamut, in diverse fasi, e vengono fatti fare delle meccaniche signature, diciamo caratteristiche di quel boss lì, insieme, complicate in maniere incredibili, diciamo. E i fight di solito hanno 6, 7, 8 fasi e sono in un certo senso il livello più alto in assoluto di difficoltà di un content. E altrimenti ho chiuso uno, ho chiuso solo il più facile, Ultima, in questo caso quello con tutti i vari Primal, Ifrit, Titan e Garuda, ed è stato molto molto divertente. E anche Ari, penso che convenga con me che sono fight molto divertenti, giusto? No, sì, secondo me sono assolutamente i fight più divertenti del gioco, sia per le nuove meccaniche, ma soprattutto perché è proprio bello vedere come la Square si reinventa la storia dei vari fight, dei vari anche, pezzi magari della main scenario. E anche che storia, che lore aggiungano, perché questo, esatto, va detto, Jade lo sa molto bene. Ad esempio in Dragon Song Reprise in DSR si sono aggiunti una storia, appunto, che vi consiglio di andare a vedere perché è molto molto bella. Sì, all'interno sono... del fight si svolge una nuova mini trama, sì. un what if, a dire il vero, e una delle cose molto belle è che questi contenuti hanno anche dei boss originali, dei boss nuovi. Proprio esteticamente troviamo delle creature differenti rispetto a quelle che abbiamo incontrato nei Savage. Sì, sono contenuti che devo dire da spettatore, appunto, sono veramente belli anche da vedere. Ricordo che guardavo sia delle live di team che cercavano di completarli che poi appunto fight completate, sono estremamente interessanti. Bene, abbiamo elencato in ordine diciamo di difficoltà e di come si affrontano i vari contenuti endgame, e li avete descritti in maniera generale, ma comunque in senso anche approfondito. Ma come si possono fare questi contenuti endgame? Prima Jade ha accennato al
Party Finder versus Statico. Di cosa si tratta? Allora, noi ne abbiamo parlato come se fosse un linguaggio molto comune, Static e Party Finder, sono i due metodi. Io ho giocato sempre in Statico, quindi in realtà poi ne discuteremo con gli altri per quello che può essere il Party Finder, ma posso bene immaginare. Statico vuol dire che sono 8 persone che sono già rodate tra di loro, hanno un certo feeling, hanno una certa affinità e quindi sanno organizzarsi e si studiano insieme il duty e lo portano a termine dopo qualche tentativo. Party Finder è leggermente diverso, ovvero c'è una funzione all'interno del gioco che ci permette di inserirci in un gruppo aperto. Se ognuno sa effettivamente qual è il suo ruolo all'interno di un duty, si inserisce, vengono date delle linee guida di massima e grazie a quelle, se tutti conoscono la strategia, si chiude come se fossero tutti parte di uno statico dove ognuno sa quello che deve fare, perché la strategia è quella e tutti sanno quello che devono fare. Ci sono dei pro e dei contro, ovviamente, e sicuramente voi ne sapete più di me in questo. Ti do una differenza principale per quanto mi riguarda, cercherò di essere abbastanza conciso, diciamo. Lo static è un gruppo di persone che si ritrova periodicamente e la cadenza viene decisa dai membri, quindi se un party vuole fare full hardcore può anche raidare tutte le sere fino a quando non vengono chiusi tutti e quattro i piani di un savage, ad esempio. Con un ultimate si può fare 3, 4, 5 sere alla settimana fino a che non viene chiuso, fino a quando non sopraggiungono altri impegni. Il Party Finder è in un certo senso libero, nel senso che uno può partecipare a qualsiasi orario della giornata, ma ci sono tanti contro. Non si sa bene qual è, diciamo, il livello delle persone che arrivano in Party Finder, ma soprattutto, e questo secondo me è il problema più grosso, e qui avrei un commento da parte di Ari, la capacità dei giocatori di riuscire a capire se hanno capito una meccanica, quindi se riescono effettivamente a farla con un certo grado di sicurezza. Molte persone provano magari a aggiungersi a Party Finder che sono a un punto della progression più avanti rispetto a quello che loro hanno fatto, e questo fa perdere del tempo a un po' a tutti. Questo secondo me è il problema principale del Party Finder. Secondo sì, Ari? Sì, no, questo, assolutamente questo, perché penso che chiunque di noi l'abbia mai usata. Io lo uso molto poco, devo essere sincero. Io al contrario. Praticamente ho giocato quasi soltanto in statico dall'inizio. Penso che l'ho cambiato 5-6 statici al massimo, non 5 forse, non di più. Il problema grosso del Party Finder è quello che hai detto, ovvero che molto spesso le persone si uniscono a gruppi che sono abbastanza oltre il livello, la parte del fight in cui magari sono arrivati, dando per scontato che poi le meccaniche riescono effettivamente a farle, che è una cosa che magari ad alcuni giocatori riesce, ma a molti purtroppo no. E quindi infatti ci si trova un pochino in difficoltà, perché si arriva alla meccanica che teoricamente è stata annunciata, bisognava progare, bisognava fare il progress. Se ci si arriva. In quel Party Finder, se ci si arriva, certamente. E magari si scopre lì che qualcuno non ha esattamente studiato, ecco. Che va anche bene nel momento in cui magari si avvisa precedentemente, però se no non è corretto. Perché devo spezzare una lancia, e qua penso che Dex sarà molto contento in favore della community, perché non ho visto in tutto questo ultimo tier, ma anche in quelli precedenti che ho fatto in Party Finder, nessuno che venisse mai trattato così male o in maniera così sgarbata da dire insulti o cose del genere. Di solito, guarda, quello che succede è che una persona viene kickata, cioè gli si dice: guarda, secondo noi non hai, cioè, ti hai bisogno di più tempo prima, che è giusto, è un discorso che si può fare, stai sbagliando praticamente solo tu, ci stai facendo perdere tempo. Questo succede, però non mi è mai capitato che venisse detto in maniera sgarbata. Guarda, su questo posso confermare anch'io, perché io ho provato a fare Valigarmanda e ovviamente non sapendo niente in Party Finder sono stato trattato benissimo, e sì che di errori ne ho fatti, poi ne hanno fatti anche altri, chiaro, quindi chiaro. Ci stava, però come al solito ho avuto l'ennesima conferma che anche nell'endgame la community di Final Fantasy XIV è splendida. Ma tra l'altro è molto positivo, cioè il Party Finder adesso, nell'ultima espansione ormai, si può chiudere qualsiasi tipo di contenuto. Sì, confermo. Mentre magari fino a qualche anno fa non era vera questa cosa, e quindi poi se qualcuno voleva fare, non lo so, gli ultimi piani del Savage o gli Ultimate, doveva per forza trovarsi uno statico, perché
in Party Finder era assolutamente impossibile chiuderlo. È vero, mi ricordo adesso, questa cosa. Esatto. Ma questo qui perché è nata moltissime persone che magari creano strategie per il Party Finder, video e simili, e di conseguenza è molto più facile anche tutti quanti seguono la stessa strategia. Quindi adesso è assolutamente, si può chiudere con più o meno difficoltà, ovviamente, ma questo in base al tipo di contenuto, qualsiasi fight del gioco. Dopo torneremo sull'argomento guide, perché so che c'è Jade che sto sentendo che freme No, tranquillo. Una domanda che posso fare su questo argomento è il fatto che se non vuoi fare una gara, quindi non vuoi cercare di metterti alla prova, cercare di chiudere tutto molto velocemente, tu puoi anche partire direttamente dalla Party Finder. Sì, assolutamente. Penso che, come dicevo, secondo me la prima settimana che esce un tier, partendo dal Party Finder, se diciamo si ha un buon livello, se è un giocatore di un buon livello, magari non si chiude l'ultimo piano del tier, ma i primi tre sicuramente. Io ne ho chiusi due giocando due sere e mezzo. Sì. Ma adesso la community è diventata molto più capace rispetto a prima, sì. Assolutamente. È anche più ampia, sicuramente. È anche più ampia, certo, con il fatto che è possibile. Con quello Bahamut tu dovevi nel binding con quello Bahamut tu dovevi fare raid insieme a quelli del tuo server. Questo ci porta al nostro argomento successivo. Adesso addirittura da quando è stato aggiunto, mi pare in Evensward, verso la fine di Evensward, ma è diventato una realtà in Stormblood, quando è stata aggiunta la possibilità di avere Party Finder cross server, la platea di persone, diciamo, che una persona riesce a trovare in Party Finder è aumentata a dismisura all'interno dello stesso data center. C'è un modo per organizzarsi nel cercare, anche volendo, un Party Finder? Ci sono delle maniere più semplici, no? Più consigliate, anche volendo. So che qualcosina c'è, effettivamente. Innanzitutto, se uno vuole fare vuole chiudere i fight in Party Finder, consiglio all'interno della community europea di andare su Light, sull'altro data center, perché adesso è anche possibile fare quello, il data center Travel, e quello aumenta ancora di più la platea di persone che uno può trovare, oltre all'introduzione appunto del Party Finder cross server. E in più, se uno invece vuole chiudere fight magari in uno static, esistono dei canali di Discord, come ad esempio Chaos Riding Central, che forse adesso si chiama Europe Riding Central, comunque lasceremo magari il link in descrizione, certo. Che sono fatti apposta appunto per trovare delle persone che ridano, diciamo, nella propria fascia oraria, chiamiamo così, perché uno potrebbe ridare anche con i giapponesi, ma chiaramente gli orari non sarebbero molto comodi, no? E oltre ai problemi di lingua. E ci sono sia una sezione per gli statici per trovare membri, che una sezione per i membri singoli per dire sto cercando uno static, contattatemi. In più, al momento c'è anche un server di Discord per gli italiani, in questo caso, e qua sì. Chiederei a Dario un commento. Sì, abbiamo, praticamente col mio statico abbiamo pensato che abbiamo un po' sgraffignato, diciamo, l'idea, abbiamo un po' rubato l'idea di, penso sia sì, Europe Riding Europe Center, adesso. Esattamente, sì. Per farlo semplicemente sulla community italiana, quindi abbiamo fatto questo Italy Riding Central, molto fantasioso come nome, e dove è possibile fare praticamente le stesse identiche cose, e l'abbiamo inaugurato praticamente con Downtrail. Al momento, se non sbaglio, Sì, stanno circa, tra l'altro anche un buon numero di persone, abbiamo 450 persone, wow, che hanno già joinato, sì, e abbiamo deciso, questo che è successo già con il primo tier, di fare una sorta di evento del server di Discord con un montepremi in cui i statici composti da 8 player italiani si potevano iscrivere. Non era una competizione, in realtà, semplicemente ci stavano circa 300 milioni di gil che venivano divisi con piccolissime differenze in base a quanto rapidamente rispetto agli altri gruppi veniva finito il tier per tutti quanti i partecipanti. Era un po' più pensato che come competizione, è più pensato per, diciamo, provare a ravvivare un po', no, questa scena, certo, riding italiana. Esattamente, anche perché poi così almeno è molto più facile trovare anche persone se si deve creare uno statico, oppure c'è anche una sezione tipo Party Finder, tra virgolette, in cui gli statici a cui mancano magari per qualche giornata
delle persone possono taggare i ruoli che gli servono e chiunque magari è libero può partecipare. Bello, molto bella come iniziativa, complimenti, grazie. Grazie. Riguardo al Party Finder, ma soprattutto allo statico, immagino, riguardo appunto l'endgame, qual è il job da scegliere, Ari, secondo te? In realtà non è, cioè se tutti quanti i job possono chiudere qualsiasi tipo di contenuto. Certo, magari ci sono job più performanti di altri, quindi se si punta a finire fight il prima possibile... se si punta a finire fight il prima possibile, magari sarebbe meglio scegliere alcuni job rispetto ad altri. Però se non si ha la voglia di fare chissà quale con quale rapidità chiudere il contenuto, non c'è un problema per quanto riguarda con alcuni job piuttosto che altri non si possono chiudere fight. Sicuramente è vero che magari sono alcuni job che sono forse un po' troppo forti, come ad esempio non il Viper ma il Pictomancer in questo caso, e che sta un po' cannibalizzando, diciamo, gli altri ruoli magici. Però assolutamente, cioè io consiglierei, soprattutto se per chi si approccia all'endgame per la prima volta, di giocare assolutamente quello che vogliono. Non c'è bisogno di stare a vedere tier list, il job migliore per qualche ruolo specifico. Assolutamente no, secondo me per l'inizio va assolutamente bene qualsiasi tipo di job. Non è vero che non si può chiudere il content con determinati job. Poi se si sceglie magari di fare le cose con una differente, tra virgolette, competitività o simili, lì in quel caso può essere interessante utilizzare magari qualche strumento che aiuta a capire qual è più conveniente, qual è meno conveniente in base anche al resto del party. Però assolutamente giocare quello che si vuole è l'idea migliore all'inizio. Possiamo dire che il job migliore è quello che sai usare, quello con cui ti trovi più a tuo agio e non hai bisogno di pensare a che tasti schiacciare e puoi guardare le meccaniche, essere più conscio di quello che sta succedendo attorno a te, perché non hai bisogno di guardare i tasti che schiacci, in buona sostanza. Sì, perché se devi guardare i tasti magari non fai le meccaniche e muori, esatto, da morto, fai, esatto, meno DPS, quindi... Esatto. Beh, concettualmente c'è anche da dire che col passare delle espansioni ci sono stati dei job che sono cambiati sostanzialmente, quindi magari un job che all'inizio sembrava X poi è diventato Y a livello di performance, a livello di meccaniche. Io adesso ho in mente il Summoner, che è cambiato radicalmente, almeno due volte, infatti. Ora, Dawn Trail non ha portato, da quello che ho visto, un rework importante su nessun job, però c'è da tenere conto che ci sono ribilanciamenti dei job continui. Quindi sì, non escludo che un domani, tu dicevi il Pictomancer ha una marcia in più, non escludo che fra due patch lo nerfino. Cioè, può capitare. La Square è un po' restia nel fare no. job, più che altro buffa tutto quanto gli altri. Resto. Bene, abbiamo parlato appunto dei job, direi che il meta a questo punto non serve. Forse la cosa più importante è che ognuno usi il job che sa usare, insomma, il suo main, quello col quale si trova meglio. E arriviamo quindi al prossimo punto: come attrezzarsi per affrontare i diversi content endgame. Il primo punto, direi che posso parlarne io perché è il punto in cui mi trovo personalmente, ovvero imparare la rotazione, la rotation e le basi di ogni job. Quindi di ogni job si intende non che dobbiamo imparare quelle di tutti i job, cioè idealmente sarebbe fantastico, però non abbiamo tutto questo tempo, ma imparare la rotation e le basi del nostro job, quindi del nostro job principale, nel mio caso il Dragoon. E io adesso sto reimparando, perché poi anche andare ad ammazzare certe vecchie abitudini sbagliate è difficile, ed è il motivo per il quale io consiglio sempre, l'ho fatto anche nella guida per principianti, di impararsi bene le skill da subito, man mano che si acquisiscono, così da non fare una rotation sbagliata per anni, come a me è successo purtroppo, e dover reimparare da zero tutto, che è molto più difficile. Quindi uno si deve leggere tutte le varie skill che ha, capire bene dove metterle in barra in modo intelligente, in modo tale che non sia la prima skill da fare in un punto e la seconda dalla parte opposta, ma un minimo di conseguenzialità, almeno io mi trovo bene così, e le basi di ogni job, quindi il ruolo, quello che devi fare,
come lo devi fare, quando lo devi fare. E questa è un po' la base, un po' il primo punto, secondo me, che bisogna ben masterizzare per poi affacciarsi su quello che è il resto della preparazione all'endgame e poi appunto l'endgame vero e proprio. Quello che hai detto secondo me è fondamentale, è la cosa principale che bisogna fare, imparare a usare il job. Questo perché qualsiasi equipaggiamento, anche il migliore, viene completamente surclassato in maniera, a livello di DPS, dal sapere usare il job. Quindi quella è la cosa più importante. E a proposito di questo, esiste un server di Discord che c'è da anni ormai, direi che ci sia anche questo, sì. Forse dalla fine di Heavensward? Sì, da metà di Heavensward più o meno. Da metà di Heavensward, ed è stato... si chiama The Balance, io penso. Vediamo se sono... Penso poi che l'abbiano... Mettiamo tutti i link in descrizione. Vediamo se sei preparato, vai. Io penso che l'avessero messo perché era il server per gli smanettoni dei job quando c'erano le speed kill di creator. Quasi, giusto? Quasi, dell'ultimo, quasi. L'hanno chiamato The Balance, perché c'era la carta dell'Astrologian... al tempo che era un pochino sbilanciata, perché tu la davi a una persona e quella persona per 30 secondi aveva il danno aumentato del 20%, così. 20%, una roba impressionante. Che tra l'altro era allungabile fino a un minuto e mezzo questa cosa, quindi... Madonna! E soprattutto... non proprio bilanciata. Per via di questo motivo qui, la gente che ha cominciato a guardare dentro la matematica, insomma, di come fare più danno, ha creato questo server che è The Balance, che è strutturato in una maniera molto complessa, a mio avviso, si potrebbe semplificare. In ogni caso è utile anche a chi sta iniziando, perché ci sono diversi canali per ogni job specifici, in cui ci sono, nei messaggi attaccati, nei pin ci sono le guide che vengono scritte e aggiornate a ogni espansione e a ogni patch. Divise in guide per principianti, esatto, guide per avanzati, quindi proprio letteralmente qualsiasi tipo di skill level che si ha sul gioco, insomma. Dove si passa dalle guide per beginner, hanno la descrizione delle skill, quindi quello che diceva prima Dex, in buona sostanza. Se uno si legge quella, sa esattamente cosa fanno le skill e quando sono da usare. Le guide avanzate sono quelle in cui si spiegano diversi tipi di opener per diversi tipi di fight, o diversi tipi di opener in base alla latenza che uno ha verso i server, perché alcune cose possono cambiare su alcuni job, quindi c'è proprio un range molto molto ampio. Ma soprattutto la cosa per me più importante, oltre a quello, oltre al best in slot, che è appunto l'equipaggiamento migliore che si può ottenere nel gioco, che viene appunto definito e descritto, compresi anche i meld, quindi le materie, la cosa più importante è che se uno non capisce qualcosa, e a me succede molto 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 spesso, ho dei dubbi, ci sono dei canali appositi dove uno può scrivere e dei moderatori o comunque persone che sono molto spesso su Discord ti possono rispondere, ti possono dire guarda no, quello è così, io faccio cos'ha, prova a vedere così. Quindi sì, è attivissime, tra l'altro attivissimo, ci sono tantissime persone, praticamente subito chatbot che ti spiega come migliorarti sempre, diciamo. Molto figo e molto utile. Appunto, come dicevo prima, vi mettiamo poi tutti i link in descrizione di tutto quello di cui abbiamo parlato e parleremo in questo video. E parlando di guide, ci sono anche le guide ai fight. E queste guide ai fight possiamo trovarle in due tipi di formato principalmente: quelle video su YouTube e quelle scritte. Quindi i ride plan, di cui parleremo anche più avanti. Jade, Yavel, chiedo a voi, perché Jade le faceva queste guide un tempo, quindi chiedo un attimo a voi qual è la differenza tra scritte e video e qual è il panorama attuale. Beh, intanto ci tengo a precisare che sì, ho fatto più di 50 guide, tra l'altro. 70 e qualcosa. Davvero? Sì, più di 70. Sì, sono tante, Jade. Mamma mia, che roba. E con Yavel e con Ari, in realtà. Perché come funzionava la nostra catena di produzione? Io non facevo i fight, e questa è una cosa che tanti mi hanno accusato di essere un freebooter. No, perché in realtà io non facevo il fight, ma me lo facevo spiegare come se lo facessi.
Cioè, io stavo in chat con Yavel e con Ari, oppure Yavel o Ari anche mi mandavano dei lunghi video dove mi spiegavano il fight. Lunghissimi. Sì, io capivo il fight, scrivevo tutte le strategie, le condividevo con loro, loro me le correggevano, facevo il video, lo condividevo con loro, lo correggevano e alla fine usciva la guida. Quindi dovevi questo... solo entrare e finivi il fight praticamente, già lo sapevi. Praticamente sì, se sapessi giocare bene, come bisognerebbe giocare per fare queste cose. Ma voi sapevate giocare e io facevo i video, quindi in pratica era come il giornalista che scrive la notizia e quello che la legge al telegiornale non è lo stesso che l'ha scritto ovviamente. Io nel mio caso non facevo i duty, ma facevo le guide. E le facevo a ragion veduta, quindi sapevo di che cosa stessi parlando. Però come funzionava? Noi uscivamo con le guide molto a ridosso dell'uscita del tier. Grazie ad Ariane, che finiva il terzo e il quarto turno abbastanza in fretta, e si parla dei primi giorni, buttavamo fuori quelli che sembravano essere più utili, cioè il terzo e il quarto. O addirittura direttamente il quarto, che spesso è doppio perché ha la seconda forma. E poi pian piano facevamo le guide che servivano ormai di meno, perché il primo e il secondo si chiudevano sempre molto facilmente e spesso la gente li chiudeva molto a ridosso, quindi ci rendevamo conto che sì, le facevamo per completismo, ma solo per quello, perché quando poi uscivamo dopo 2 settimane col primo e secondo piano, ovviamente la gente l'aveva già fatto, però uscivamo subito col terzo e col quarto. C'è stato un momento in cui la nostra catena di montaggio ha subito una piccola cortocircuito. In pratica normalmente Ariane mi spiegava i fight, poi a un certo momento è arrivato uno youtuber che si chiama Hector e Ariane mi spiegava la strategia di Hector. Quindi in pratica arrivava così tanto in fretta questo content creator che anche i primi che chiudevano i duty si basavano su di lui. Questo voleva dire che io ero per forza più lento, cioè Ariane di base già si basava su di loro, io mi basavo su Ariane, quindi io uscivo dopo Hector e Hector le faceva meglio. E quindi mi sono detto, ma chi me lo fa fare di fare una guida che questo la fa meglio? Io stesso mi trovo a copiare una guida di un altro, dopo 2 anelli della catena, perché prima c'era Ariane che mi spiegava il duty. Quindi ho smesso perché appunto secondo me l'ambiente era stato cannibalizzato da questo content creator così rapido, e penso che anche tanti come me abbiano smesso perché effettivamente è di una rapidità pazzesca. La stessa MTQ penso che adesso abbia molte meno views, Mr. Happy addirittura fa guide che sono fondamentalmente lui che commenta il video della sua clear, quindi sì, sì. Hanno tutti un po' cambiato tono, diciamo, cambiato modo. Il problema grosso è che è capitato anche a noi molte volte quando ti mandavo i video, che comunque le strategie che vengono utilizzate la prima settimana sono assolutamente strategie non proprio immediate, no, no. E non ottimali, no. Quindi quando poi Hector faceva uscire delle strategie un po' più semplici da fare, più intuitive rispetto magari ai 5.000 movimenti che venivano fatti nelle strategie iniziali, ovviamente prendeva subito piede per il party finder, questa cosa. Questo però può aver aiutato, perché se tutti guardano in tutto il mondo la stessa guida è più facile in party finder è come se fossero tutti nello stesso statico. Qui vi do la mia prospettiva. Il party finder tende a non fare questa cosa, purtroppo, perché nella prima settimana ci sono le guide di Hector, ma ci sono anche altre guide, e una delle cose principali, questo è anche un consiglio per chi magari vuole iniziare e va in Party Finder, è di impararle più o meno tutte, perché ad esempio nell'ultimo tier sul primo piano ci si è divisi un po' su come fare una delle meccaniche, oppure ad esempio sull'ultimo piano, nonostante la guida di Hector sia uscita la seconda settimana, ci sono 2 modi abbastanza diversi di fare tutto il fight, quindi non è in realtà vero propriamente che c'è una guida standard per i Savage, quindi io consiglierei di impararle entrambe, quelle che ci sono, quelle che vanno per la maggiore. Nella fattispecie, qui mi collego al secondo tipo, ci sono anche le guide scritte sono essenzialmente i cosiddetti ride plan, che sono delle slide, come quelle che hai uscito durante le live letter, essenzialmente, in cui ci sono dei fermi immagine delle posizioni dove i giocatori si devono mettere per risolvere alcune meccaniche. Ora, la battaglia è sempre fra le guide video di Hector e le guide scritte in ride plan, questo mi sto riferendo principalmente all'ultimo fight del tier attuale, che si fa in maniera abbastanza diversa.
5. Entrambe sono ovviamente valide, però dipende da quale esce prima e quale è la più semplice. La scelta viene fatta da poche persone, poi dopo tutti gli altri più o meno seguono, possiamo dire così. Parlerei adesso dell'equipe, perché abbiamo parlato dei vari equip, Tombstone, mica Tombstone, eccetera, eccetera, ma l'equipaggiamento per l'endgame. L'ha introdotto già Jade prima, quindi abbiamo già parlato del fatto che esiste un gear craftato sì, che esce a ridosso subito il giorno in cui esce il Savage. Parliamo di Savage in questo caso perché è l'unico elemento, diciamo, che costituisce l'endgame attualmente, come tutti lo considerano endgame, diciamo. Esiste gear craftato, esiste il gear con le tombstone, che però va comprato, acquistato con le tombstone, che sono ottenibili settimanalmente entro un certo limite massimo, che è a discussione, che forse è un po' troppo basso. Lo è. Non tanto il reward di quanto te ne danno, anche in effetti, però soprattutto il gap settimanale è imbarazzante, 450 è davvero poco. Il potere d'acquisto dei tombstone settimanalmente ti pone che se vuoi comprarti il body, se non vuoi comprarti un... il body 2 settimane devi fare, di gap. Se vuoi comprarti un qualcosa alla prima settimana, senza quindi fare risparmiare e tenerli da parte, ti puoi permettere soltanto un accessorio. E alla lunga ce ne vogliono di settimane prima di completarlo. È per questo che è importante iniziare a chiudere i Savage, perché lì cominci a droppare gli oggetti che vanno piano piano a completare il tuo equipaggiamento. Quindi riesci a combinare un po' di pezzi di Tombstone, un po' di pezzi che prendi dal Savage, magari è la patch in cui c'è il ride da 24, dove riesci ancora a tirare su un altro oggetto magari, però concettualmente ci vuole un po' di tempo prima di essere completi. Quello che Yavel ci spiegherà adesso è essere il best in slot. Diciamo che l'obiettivo finale di fare Ride Endgame è quello di ottenere l'equipaggiamento best in slot, che significa un mix dell'equipaggiamento dei Savage e attualmente, speriamo in futuro magari arrivi anche da altri fight, e delle Tombstone, che viene scelto, e questo lo potete trovare per ogni job su Discord The Balance, viene scelto in base alle statistiche secondarie che ci aiuta ad avere, diciamo. Ogni job funziona meglio con alcune statistiche piuttosto che altre, direct trait piuttosto che determination. Essenzialmente questo è l'obiettivo principale, diciamo, tenendo in conto del fatto che appunto ci sono 450 tombstone alla settimana, e quindi servono più settimane per prendere diversi pezzi di equipaggiamento con le tombstone, e anche i drop del Savage sono, come dicevo prima, uno alla settimana. Quindi bisogna, ha detto bene Jade, bisogna cominciare a chiudere almeno i primi piani, quelli da cui serve più equipaggiamento, il prima possibile, diciamo il primo e il secondo piano, per evitare di rimanere indietro. Ora, io continuo qua su questo argomento, perché c'è una domanda che vorrei fare io in questo caso ad Ariane. La progression dell'equipaggiamento, come ci sono tante discussioni che abbiamo nella community e che hanno gli youtuber online sulla progression dell'equipaggiamento, è veloce, è lenta, funziona, come si potrebbe migliorare secondo te? È forse la cosa che funziona peggio nel gioco, secondo me, o meglio, ha senso finché, diciamo, il controllo del Savage principalmente è ancora abbastanza recente, però a un certo punto delle patch, prima che esce il nuovo tier, all'interno del Savage è possibile iniziare a prendere non più il loot una volta a settimana, ma tutte le volte che si vuole, per, diciamo, un po' permettere alle persone di equipaggiare più job, per cambiare simili. Secondo me questa cosa avviene assolutamente troppo tardi, assolutamente. Sì. Secondo me nell'istante in cui esce il ride da 24 o l'ultimate, a seconda di quale dei due esce prima, dovrebbe essere sbloccato anche il Savage. E questo qui però non so quanti siano d'accordo, secondo me il Red da 24
deve droppare del gear dello stesso livello del Savage. Molte persone, ho sentito molte persone che dicono questa cosa, quindi forse secondo me è assolutamente indispensabile, perché allo stato attuale è un contenuto che uno fa magari per la storia, perché vuole vedere i fight, va benissimo, ma tanto si può prendere da Red Dead 24 il gear una volta a settimana come nel Savage. Esce in un momento in cui comunque il Savage già esiste magari da 4-5 mesi almeno, per la motivazione per cui dia del gear di livello più basso del Savage penso la sappiano soltanto la Square Enix probabilmente. Faccio una domanda che magari la tagliamo, non pensate che non sia molto carino che esca dopo una patch un contenuto facile come Raid 24 che dia un equip dello stesso livello di un contenuto che ci si strappava i capelli la patch prima? No. Secondo me no, perché io, cioè almeno è il mio punto di vista questo, io il fight lo voglio chiudere perché voglio vedere se riesco a farlo personalmente io col mio gruppo e via dicendo. Che poi le altre persone abbiano lo stesso gear mio perché l'hanno preso da qualche altra parte. Poi ripeto, si parla comunque di mesi, quindi almeno 4-5 mesi dopo, se uno, diciamo, se una persona è interessata a questa cosa, per i primi 4-5 mesi effettivamente ce l'ha soltanto lui, gli altri non ce l'hanno. Ma sai cosa, Jade? In realtà, paradossalmente, questa cosa aiuterebbe pure chi vuole fare il contenuto in game tipo l'Ultimate. Perché? Perché mettiamo caso che uno va a fare l'Ultimate e per un problema un membro del suo party non può più giocare. Dato che l'Ultimate va fatto per forza con il bis, quello diceva prima Yavel del tier precedente, che sennò non lo finisci mai, lì sei obbligato, magari tu c'è una persona che vorresti prendere nel tuo party, ma se per qualsiasi motivazione quello lì non è il job che ti serve, tu non puoi prenderla, perché allo stato attuale ci metterebbe circa 2 mesi per farsi il bis del set, sei obbligato quindi a prendere qualcun altro. Quindi, cioè, aiuterebbe tantissimo, e ti do di più, secondo me dovrebbero anche aggiungere, ad esempio, del gear dello stesso livello del Savage all'interno del Criterion. Anche quello esce molto tempo dopo rispetto al Savage. Quello che ha detto Ariane, io sono d'accordo, a me non interessa se una persona che fa un Raid 24 che è facile ha lo stesso gear che io, perché tanto, come dicevo prima, se so usare il job meglio, farò comunque più danno di lui. Quindi la cosa importante non è avere il gear, ma è sapere usare il job. Se tu hai lo stesso gear mio, e questo aiuta tutti a accedere a un contenuto, anche se magari non hai l'equipaggiamento per quel job, per me non c'è alcun tipo di problema. Queste risposte, tra l'altro, le ho trovate davvero affascinanti, perché sono un'ennesima dimostrazione da parte vostra, che siete giocatori esperti, di quanto bella sia la community di Final Fantasy XIV, in senso che appunto il dubbio di Jade era legittimo a mio parere, però voi dimostrate con le vostre risposte appunto che non importa, non me ne frega niente se io mi sono fatto un mazzo così per ottenere un certo livello di gear e tu l'hai ottenuto più facilmente, tra virgolette. L'importante è che tu sia in grado di fare le stesse cose che faccio io, perché così sono avvantaggiato anch'io, perché più gente le fa e meglio è per tutti. E questa è una cosa che, sulla quale sono stati molto bravi in tanti contenuti di Final Fantasy XIV gli sviluppatori, perché proprio invogliano anche i giocatori esperti ad aiutare i giocatori, i principianti, perché più si è meglio è, anche perché poi è bello far parte di una community così grande e così propositiva. E abbiamo parlato un po' di tutto quello che è stato, di tutto quello che è l'endgame, no? Il cos'è, come arrivarci, come bisogna essere preparati. Ma una domanda che a me veniva, adesso so la risposta, ma ve la voglio chiedere anche a voi che me l'avete data in passato, una domanda che viene spontanea a chi si approccia all'endgame è il come faccio a migliorarmi, in senso che io sì, mi imparo la rotation nelle basi di ogni job, guardando The Balance, guardando varie guide, e mi metto lì a provare, no? A provare in Party Finder, a provare sul manichino, no? La mia rotation, però effettivamente è una cosa molto dinamica, è una cosa presente, no? Attuale, quindi tu fai le fight, fai la tua rotation ed è veloce, è una cosa molto veloce, e quindi non riesci a capire bene
se stai sbagliando, dove stai sbagliando, in che modo potresti migliorare la tua rotation, cosa ti stai dimenticando. Ci sono delle cose che o hai una persona che te le dice passo passo, ma che non può farlo durante una fight perché deve combattere, altrimenti è veramente impossibile. Uno potrebbe riguardarsi, registrarsi e riguardarsi le cose frame per frame, ma comunque non avrebbe la precisione matematica su determinate cose. Ci sono dei tool terze parti che io non uso, ma che usate voi e mi dite effettivamente, mi fate vedere poi gli screen e mi dite guarda, c'è questa cosa che non stai facendo bene, quest'altra invece la fai bene, questa la potresti migliorare. Volevo chiedervi appunto a voi che li usate, Ari e Yavel, di cosa si tratta. Sono dei tool terze parti che appunto non sono riconosciuti, non sono ufficiali di Square Enix, ma che sono a mio avviso estremamente utili, e ad ogni modo non sarebbe una guida completa, a mio parere, ma credo che sarete d'accordo con me, non sarebbe una guida completa se fosse una guida in cui non si parla anche di questa realtà, perché è una realtà a tutti gli effetti che tutta la community di Final Fantasy XIV conosce, ivi compresi gli sviluppatori ovviamente. Tra l'altro è una realtà che a mio modo di vedere è ciò che ha portato anche la player base a migliorare, perché vi posso assicurare che ogni tanto mi capita di vedere i video che avevo di quando giocavo a Aria Reborn e simili, visti con l'occhio di come è il gioco attualmente, ed era un gioco completamente diverso. Poi appunto è stato inserito, il primo che è arrivato è stato ACT, che tuttora viene utilizzato, che è praticamente un parser che ti indica in tempo reale quanto DPS tutto quanto il tuo party sta facendo, con l'indicazione anche personale, quindi non lo so, Ariane sta facendo 10, Yavel sta facendo 12, Jade 21, Dex 30, diciamo. Ovviamente un numero secco così si aiuta magari nel capire, magari in una run ho fatto 10, in quella dopo ho fatto 30, vuol dire che sicuramente nella run in cui ho fatto 10 qualche cosa ho sbagliato e posso fare di più. È molto molto utile, perché poi va in coppia, per così dire, a un sito che si chiama FFLogs, in cui si possono uploadare questi file di questo parser, e praticamente c'è un ranking mondiale con, diciamo, tutti qualche, dove la statistica principale attualmente, ma ce ne sono veramente un'infinità, è quanto raid DPS ognuno personalmente ha fatto. E anche lì, se uno lo sa utilizzare in maniera corretta, si possono scoprire molte cose, perché magari io vado a vedere quello che ha fatto, è primo al mondo in quel determinato fight per la mia classe, mi rendo conto che ha fatto 20 skill di un determinato tipo in più di me, quindi vuol dire che sicuramente io sto sbagliando qualcosa, per cui faccio 20 skill in meno. Si può andare, ovviamente, poi qui dipende molto da quanto una persona vuole approfondire, ma il FFLog si dà tutti quanti tool per analizzare questa tipologia di cose in base a quanto si vuole migliorare, quanto si vuole anche indagare. Ha dei suoi contro, non so se... Sì, quando è uscito ACT è stata una cosa rivoluzionaria. Io non ricordo adesso esattamente quando si è uscito, perché so che io ho cominciato a usarlo di nuovo alla fine di Emesword, inizio di Stormblood. Sì, già a fine di all'ultimo tier di Bahamut, di Arena Reborn. Ok. E, in un certo senso Emesword è stato un po' il laboratorio, no, dove tutte queste cose hanno cominciato a essere messe insieme. E c'è sempre un sacco di discussione su questi tool third party, e come ha detto Dex, sono tool che non sono supportati da Square, anzi se vengono utilizzati in maniera scorretta possono portare anche dei ban. E ora, in questa guida all'uso, secondo me è importante dire che la cosa principale è che sono tool di self-improvement, quindi di miglioramento personale. Non devono essere usati per discriminare altri giocatori, per flammare altri giocatori o comunque per dare contro ad altre persone. E questa è la cosa principale. Non mi è personalmente mai capitato questa cosa qui, quasi mai, però può succedere. Così come può succedere che FFLogs diventi un po' un'ossessione. Mi spiego. Quello che ha detto Ariane, il ranking, non è solo un ranking mondiale in cui uno dice vabbè, ci sono talmente tanti giocatori, è impossibile che io sia così, arrivi a essere il primo.
quello che l'informazione che ti viene data è anche quale percentuale dei giocatori ha fatto peggio di te, il cosiddetto percentile. Quel numero può diventare un'ossessione, nel senso che i giocatori possono a un certo punto giocare solo ed esclusivamente per fare un numero alto in quel particolare specifico campo, diciamo, e questo rovina un po' l'esperienza di gioco, a mio avviso, perché poi può essere che ci si faccia perdere un sacco di tempo ad altre persone. Io gioco principalmente in Party Finder, ci sono persone che giocano anche in Party Finder per fare dei percentili su FFLogs molto alti, cosa che è praticamente impossibile a mio avviso, e facendo questo si prendono tantissimi rischi, muoiono molto spesso e quindi fanno perdere un po' di tempo a tutti. Questo è solo un caso, diciamo, di tutti i modi in cui si può essere ossessionati da FFLogs, ma è bene dire che bisogna usarlo come tool di self-improvement e non rovinarsi, diciamo, l'esperienza di gioco. Questa è la cosa più importante da dire. Sì, paradossalmente potrebbe essere tranquillamente utilizzato letteralmente come self-improvement, eliminando il numero del DPS, perché sì, in realtà serve relativamente se uno lo utilizza per migliorare la sua performance, perché tanto quello che ti interessa magari è il numero di skill, quante cose hai tirato dentro ai buff e via dicendo, insomma. Altre cose, se sì, poi fai 5.000 perché c'hai il gear best slot, o fai le stesse cose e fai 1.000 perché non ce l'hai, ovviamente magari il ranking ne risente, ma non è indicativo, insomma, perché purtroppo il ranking è influenzato da moltissime cose, soprattutto nei rank molto molto alti, ed è assolutamente normale. Quindi se magari una persona inizia a giocare, che anche facendo più o meno tutto correttamente sia estremamente lontano dai rank molto molto alti, non vuol dire che si è giocato male necessariamente, magari sì, ma è probabile anche di no. Quindi sì, prenderlo con le pinze per quanto riguarda quel numero e utilizzarlo magari se si vuole migliorare, vedendo magari la sequenza di skill che viene utilizzata magari da quel giocatore che c'è ranking alto rispetto alla nostra e via dicendo, insomma, in questa maniera è proficuo. Questo lo confermo, perché io giocando principalmente in Party Finder ho una sorta di debuff, chiamiamolo così, che gioco ninja. Fra l'altro, Ariane prima ha detto che il parametro principale che si controlla è il raid DPS, che va a sommare praticamente al DPS personale quello che gli altri fanno utilizzando skill che buffano le altre persone. Se le altre persone giocano male, il mio ranking è basso. Quindi in un certo senso il numero non vuol dire che io ho giocato male, potrebbe voler dire anche che gli altri hanno giocato male, da questo punto di vista. E l'utilità di questi tool è anche aumentata, secondo me, dal tool più importante, forse, tra quelli che citeremo in questo podcast, che è 14 Analysis, 14 scritto in numero romano, ovviamente. Sì. Ari, dici che cosa succede in questa pazzia di sito, questa follia di sito. Un bel giorno esce fuori questo sito in cui il developer aveva fatto in maniera tale che, inserendo il link di una run, di un fight su FFLogs, quindi sono tutte cose collegate, da CT si passa a FFLogs e da FFLogs si passa a Xiv Analysis, 14 Analysis, inserendo il link e selezionando, diciamo, la persona o il ruolo che si vuole analizzare, praticamente il sito al suo interno c'ha tutta un'elaborazione interna per cui, basandosi sulle regole della rotation perfetta, ti dice cosa rispetto alla rotation perfetta tu non hai fatto bene. Quindi magari se durante un fight di 5 minuti tu devi tirare una skill 5 volte, lui, se vede che tu hai tirato meno di 5 volte, ti segnala proprio all'inizio del coso: guarda, qui è sbagliato, hai tirato questa skill 4 volte invece di 5. E arriva a un livello di dettaglio veramente impressionante. Veramente impressionante, effettivamente, sì. Io la prima volta che l'ho visto sono rimasto sconcertato, veramente. E trovo che sia di una utilità incredibile. È un pazzo, cioè chi ha programmato questa roba è un pazzo maniaco, ma in senso positivo. Ci sono tutta una serie di, diamo Cesare di quel che è di Cesare, tutta una serie di persone che fanno i developer, contribuiscono, certo. E sono delle persone che
sicuramente hanno una qualche tipo di conoscenza di siti web e di programmazione. Ma a me è venuto addirittura il dubbio che ci sia qualche sviluppatore della Creative Studio 3 dentro a quel sito, perché mio Dio, è una precisione inaudita. E fondamentalmente queste persone, non ho nessun problema, queste persone devono anche sapere usare il job, perché ovviamente ogni job è diverso. Certo. Sito deve essere aggiornato a ogni patch, perché una rotazione perfetta è perfetta per un certo tipo di skill. Quando cambia una skill e la sua potency viene diminuita di 10, potrebbe anche cambiare la rotazione perfetta. E questo secondo me è il sito veramente finale per il self-improvement, anche se pure qui, diciamolo, perché insomma, per amor di equilibrio e di verità, anche qui bisogna prendere un attimo con le pinze, perché non sempre quello che dice 14 Analysis è la perfezione, diciamo. Ci sono alcuni casi, ma sono casi forse molto isolati, dove è meglio fare una rotazione imperfetta, ma che però è magari un po' più comoda, è un po' più adatta al fight, o adatta ad esempio al kill time, quindi al momento in cui il boss muore. Ecco, la rotazione, diciamo, perfetta, che secondo me una buona regola può essere non prendere un rank eccessivamente elevato, perché sì, lì poi possono subentrare meccaniche differenti, insomma, su rotation o in base alla tipologia di parti che si hanno e via dicendo. Prendere comunque un rank abbastanza buono, sempre magari nella prima pagina dei ranking, verso la fine, e paragonando, perché poi tra l'altro su FLog è possibile anche mettere affiancati i due log per vedere le differenze tra di loro. Paragonandolo, diciamo, alla run che si è fatta, capire effettivamente, diciamo, cosa c'è di differente. Tra l'altro, su Xiv Analysis c'è la timeline, che vabbè esiste anche su FFLog, sì, però sì, è fatta molto meglio su Xiv Analysis, in cui è proprio possibile vedere letteralmente l'ordine in cui durante il fight sono state premute le skill, e ti fa vedere anche magari con che buff sono state utilizzate in maniera più diretta, più immediata rispetto a... È una cosa che si può vedere anche su FFLog, ma un po' più complicato, mentre lì quindi è molto più semplice e è assolutamente perfetto se qualcuno magari vuole controllare, diciamo, perché sta facendo, se magari ha avuto un'idea per una determinata rotation e anche magari dei rank più alti del suo fanno la stessa cosa o simile, insomma, no, però è molto molto buono, anche perché indica, suddivide gli errori in errori gravi, tra virgolette. Una classifica. Esatto, errori meno gravi, errori che, vabbè, sì, li hai fatti, possiamo anche passarci sopra, tra virgolette. Faccio un Quindi esempio. Quindi già solo, vai, sì. Faccio un esempio giusto per chiarire questa cosa, una combo che viene rotta è un errore mild, la morte è un errore enorme. Dale. Sì, penso che sia l'errore più grosso quello. Sì. Quindi aggiungo... diciamo, è veramente tutto, a tutto quanto quello che è possibile avere per il self improvement su quel sito ci sta, in pratica. Aggiungo un'ultima cosa: registratevi se volete iniziare, registratevi con OBS o con qualsiasi tool, è utilissimo a mio avviso, perché con la mente fredda, dopo aver fatto una serata di ride, uno può vedere: ah, aspetta, io mi sono reso conto tante volte che, aspetta, in quel momento, ma perché faccio questa cosa? Posso farne un'altra? La volta dopo uno prova a fare quel cambiamento e vede se funziona. Sì, anche magari se uno ha un dubbio sulla meccanica, se è stato lui a far wipeare il raid o meno, può ricontrollare. A volte ti ho mandato video dicendo: ma perché sono morto qui? Non capisco. Cosa ho sbagliato. Bene, allora abbiamo affrontato un po' tutti gli argomenti. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri aneddoti, per le vostre spiegazioni, le vostre risposte. Grazie quindi a Jade. Oh, grazie a te. Grazie Yavel. Grazie mille dell'attenzione anche. E grazie Ari. Grazie, e speriamo che qualcun altro venga a fare Endgame e possa aiutarlo. Insomma. Vi aspettiamo. Guarda, io mi ci metto, prometto che tra pochi giorni mi ci metto di buzzo buono e cerco di imparare e migliorare appunto me stesso per provare anche questi contenuti, perché è un gioco, mi piace, ma voglio provare anche queste cose qua che finora ho lasciato da parte. E naturalmente mi rivolgo al pubblico: trovate tutti i link in descrizione, anche dei social dei ragazzi, insomma,
insomma i vari gruppi che, di cui abbiamo parlato durante il podcast. Ci vediamo sicuramente a un prossimo video che parlerà sempre del riding di Final Fantasy XIV, quindi dell'endgame, ma parleremo più che altro della storia del riding. E qui, Yavel e Ari, lasceremo tanto la parola a voi per raccontarci appunto gli aneddoti e quello che è stata la storia del riding, perché appunto, come avete detto a più riprese anche nel video di oggi, è cambiato tanto il gioco anche nell'endgame da Real Reborn a oggi. Assolutamente, assolutamente, quasi un gioco diverso, sarei dire, da questo punto di vista. Va bene ragazzi, vi saluto e appuntamento al prossimo video. Gianni, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Se siete interessati a giocare a Final Fantasy XIV, in descrizione a questo video trovate un referral link che vi permetterà di scaricare la free trial. È gratuita e ogni download mi aiuta a supportare il canale, quindi grazie Square Enix e grazie Creative Studio 3 per questo riconoscimento e questa opportunità. Perciò cliccando su questo specifico link, se volete scaricare il gioco per poi provarlo con calma, mi aiutate concretamente poiché guadagno una percentuale da ogni download. Grazie mille.